Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo la recensione del Sony Xperia Miro, smartphone che viene venduto ad un costo ufficiale di 199€ e che si rivolge principalmente al pubblico giovanile ma anche a chi semplicemente necessita di un device tascabile. Le dimensioni sono infatti di 113x59x9.9 di spessore e 110 grammi il peso, risulta quindi essere estremamente comodo e pratico in utilizzo, oltre che assolutamente trasportabile. I materiali sono in plastica, però di buona qualità, soprattutto la cover posteriore presenta una superficie leggermente gommata che quindi aiuta a evitare effetti scivolamenti di vario genere e migliora il grip. Guardiamolo un pochino meglio dal punto di vista dell'estetica. Abbiamo sul lato sinistro una porta micro USB, sul lato destro bilanciere volume, nella parte inferiore microfono, mentre nella parte superiore abbiamo pulsante per accendere e spegnere e jack da 3,5. Sul retro una fotocamera da 5 megapixel con LED flash e autofocus, non è un sensore di tipo Exmor R, quindi non è il tipo di fotocamera che Sony integra sui device di fascia alta. Altoparlante posteriore, poi abbiamo nella parte davanti altoparlante anteriore, una camera VGA che ci consente di effettuare chiamate VoIP, non manca il sensore di prossimità, di luminosità e il LED di stato. Inoltre è presente un secondo LED posto nella parte inferiore, vedete questo qui che si sta illuminando, si illumina quando noi sblocchiamo lo schermo oppure quando qualcuno ci chiama. Poi abbiamo i tre tasti funzione back, home e menu, non è quella multitasking. Il multitasking si attiva toccando per qualche attimo il tasto home, potremo appunto switchare velocemente tra le varie applicazioni oppure chiudere le applicazioni stesse. Lo schermo è un 3.5 pollici con risoluzione HVGA, ossia 480x320 pixel, non è una risoluzione molto elevata, però devo dire che su un 3.5 pollici l'impatto è ancora buono. Cosa abbiamo sotto la scocca? Abbiamo un chipset Qualcomm Snapdragon S1 7225A, ovvero una soluzione che integra un processore Cortex A5 single core da 800 MHz che si comporta piuttosto bene, questo anche grazie al fatto che comunque abbiamo Ice Cream Sandwich, quindi sfrutta decisamente bene l'hardware del device. Abbiamo 512 MB di memoria RAM, 4 GB di memoria interna e una GPU Adreno 200. Lo storage nello specifico è strutturato così, suddiviso con 754 MB in totale per installare applicazioni e 2 GB come spazio archivio. Inoltre possiamo installare una microSD fino a 32 GB. Dal punto di vista del software, come abbiamo detto, abbiamo Android in versione 4.04, quindi Ice Cream Sandwich con interfaccia proprietaria di Sony, che ad essere sinceri non è cambiata molto. Ad esempio il menu delle applicazioni è rimasto lo stesso, abbiamo la possibilità di visualizzare, di disporre le applicazioni in un certo ordine oppure disinstallare velocemente le applicazioni stesse o cambiare la loro disposizione in modo manuale trascinandole col dito. Non manca la possibilità di personalizzare l'interfaccia, quindi le 5 schermate con widget, shortcut e quello che vogliamo. Widget sono quelli tipici di Sony, quindi abbiamo quello relativo a Timescape, ovvero il servizio aggregatore di servizi e social network, quello dei contatti, ad Office Suite, abbiamo quelli delle foto, quelli tipici di Ice Cream Sandwich, di Google. Ovviamente abbiamo anche degli orologi, molto simpatici, facili da applicare e facili da rimuovere. E inoltre possiamo anche cambiare il tema, ovvero il motivo. Se noi cambiamo il motivo, ad esempio mettiamo questo qui, vedete come anche il LED tende a cambiare di tonalità. Cosa c'è comunque a livello di software preinstallato? Allora, di novità c'è ben poco, perché comunque le applicazioni sono quelle tipiche dei prodotti Xperia, quindi Office Suite, abbiamo Radio FM, Neo Reader, Play Now, TrackID e via dicendo. Però qualche novità c'è, ad esempio abbiamo Walkman che è il lettore MP3, c'è anche quello di Google, però Walkman è un pochino più carino, un pochino più avanzato. Già che ci siamo, ascoltiamo la qualità audio del device. Oh.
Quindi, come si può sentire, la qualità è abbastanza buona. L'unica cosa ho notato che il tono è un pochino cupo, però possiamo migliorare il tutto attraverso l'equalizzatore dell'applicazione appunto Play Now. L'unica vera cosa che mi ha stranito è il volume, che non è molto alto, o meglio, se lo teniamo in mano è nella media. Quando andiamo a appoggiare sul tavolo, praticamente il volume si riduce abbastanza. Questo perché? Perché abbiamo la cassa posteriore posizionata qui e quando andiamo a appoggiare tende ad essere tappata e quindi il volume si riduce drasticamente. Questo è un tipico problema che abbiamo anche su altri device, però nel caso del Miro, almeno nell'ascolto MP3, mi è sembrato un pochino più accentuato come problema. Vi faccio sentire. Quindi, come si può sentire, c'è una bella differenza. Fortunatamente, devo dire anche che le suonerie inserite da Sony hanno di loro un'intensità del volume molto alto, e quindi, se state in un'altra stanza e qualcuno vi chiama, non dovreste avere problemi nel sentire la chiamata. Ecco, se però in realtà voi siete soliti abbinare alle suonerie gli MP3, a meno che non abbinate qualche MP3 di una certa qualità, purtroppo il volume sarà abbastanza bassino. Già che ci siamo, facciamo anche la chiamata alla 3, così vediamo come si comporta. Cambio telefonico. In libertà con il suo smartphone. Il suo credito residuo è 1 euro e Anche qui il discorso non cambia, praticamente la voce risente un po' del fatto che la cassa risulta tappata. Per quanto riguarda le conversazioni normali, devo dire che non ci sono disturbi acustici, non ci sono gracchi, anche se però anche in questo caso la tonalità risulta essere un pochino cupa, però per il resto funziona molto bene, la ricezione è buona. Adesso andiamo a vedere la seconda novità del device, ovvero di software, ovvero l'album, la nuova galleria di Sony, totalmente rifatta da zero. Abbiamo una galleria quindi suddivisa in tre categorie. Immagini, praticamente raduno tutte le immagini in locale. Abbiamo quella mappa dove noi possiamo andare a taggare la foto che abbiamo scattato, possiamo anche rivederla in maniera satellitare, vedete com'è carina col mondo 3D. Inoltre possiamo anche visualizzare tutti gli album che abbiamo nei vari servizi internet, come i social network, come ad esempio Facebook. Già che ci siamo, torniamo nell'album perché vi faccio vedere anche un'altra cosa carina, ad esempio la possibilità di fare pinch zoom sulla visualizzazione delle foto, così cambia di fatto di dimensione. Le foto vengono abbastanza bene, diciamo abbastanza discrete, ecco, non vi dovete aspettare la qualità del sensore XMOLED che abbiamo visto sui dispositivi Xperia di fascia alta, però tutto sommato non si comporta tanto male. Questi sono degli esempi, vedete? Sono abbastanza buoni. Inoltre, già che ci siamo, vi faccio vedere anche che abbiamo la possibilità di condividere con tutti i servizi le varie foto oppure migliorarle attraverso il software di Google. Questo qui praticamente è lo stesso software che troviamo sempre su Galaxy Nexus, quindi proprio il software di Google per modificare e migliorare le foto. Vi faccio vedere l'applicazione Fotocamera, che è quella tipica di Sony. Presenta un'interfaccia piuttosto semplice, quindi abbiamo subito la possibilità di settare le varie scene per meglio scattare foto in base alla situazione in cui noi ci troviamo. Possiamo anche decidere di fare lo scatto con flash con riduzione automatica degli occhi rossi, possibilità di settare le risoluzioni, bilanciamento del bianco, la messa a fuoco e via dicendo. Ovviamente, switchando in modalità video, potremo fare video in VGA, massimo VGA, perché purtroppo questo è un limite di questo chipset hardware. Anche qui possiamo scegliere diverse scene e poi abbiamo l'illuminatore, ovvero la torcia, che può essere molto utile soprattutto quando noi dobbiamo fare video notturni. Quindi un prodotto che nonostante non sia nato, diciamo, per la multimodalità, comunque si comporta abbastanza bene. Passiamo adesso a vedere come si comporta in ambito di navigazione web. Andiamo sul nostro sito internet e vedete come la fluidità c'è assolutamente. Vedete come lo scrolling è fluido, idem il pinch to zoom.
La rotazione risponde abbastanza bene, abbastanza velocemente. L'hardware, abbiamo detto, non è molto potente, però deve gestire una risoluzione HVGA e quindi il processore Cortex A5 ce la fa in maniera abbastanza agevole a gestire la navigazione web in maniera fluida. Ovviamente possiamo anche switchare velocemente tra un tab e l'altro, quindi tra una pagina web e l'altra, attraverso il sistema tab realizzato da Google. Ovviamente i metodi di prestazione sono anche proprio di Google, che ha implementato questo browser web su Ice Cream Sandwich, che risulta essere molto performante, sfrutta molto bene, diciamo, l'hardware. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di switchare velocemente in modalità PC. Per chiudere, ovviamente, un tab, una pagina web, basterà trascinare il tab stesso fuori lo schermo. Adesso andiamo in ambito, diciamo, ludico, per vedere come si comporta questo device con i videogiochi. Quindi, se qualcuno magari vuole un pochino svagarsi, abbiamo scelto Asphalt 7, che è un gioco piuttosto recente, anche abbastanza avanzato a livello grafico. Non so perché adesso non vuole partire. Vediamo un po'. Un attimo di pazienza. La GPU ricordo essere un Adreno 200, non è di ultimissima generazione come GPU, però vi farò vedere come si comporta molto bene con Asphalt 7. Diciamo che anche qui il trucco sta nella risoluzione, non è altissima e quindi non è tanto affamata di risorse hardware. Facciamo una partita veloce. Scegliamo una macchina, no grazie. Attendiamo un attimino. Vedete quindi come la grafica risulta essere fluida, non abbiamo problemi di scatti, penso si capisca abbastanza facilmente. Vabbè, usciamo, quindi praticamente avete visto come un gioco avanzato come Asphalt 7 gira molto molto bene, però anche tantissimi giochi graficamente avanzati, anche Shadowgun va molto bene, quindi un hardware che non è potentissimo, però ripeto, grazie al fatto che deve gestire una risoluzione non proprio alta, permette sì che le prestazioni siano equilibrate in ogni ambito. Vi do un'ultima informazione sulla autonomia, direi che è piuttosto buona. Abbiamo una batteria da 1500 mAh, si arriva, diciamo, a sera abbastanza agevolmente, forse con uso medio-medio intenso anche alla giornata e mezza. Quindi in conclusione possiamo dire che questo Xperia Miro è un buon prodotto, abbastanza completo, e che nonostante appunto non abbia un super hardware riesce comunque a garantire prestazioni equilibrate. Quindi, se cercate un prodotto di buon livello per iniziare l'esperienza Android, questo Miro è uno smartphone molto valido. Inoltre, tenete anche un po' d'occhio magari la rete, perché si riesce a trovare anche a cifre abbastanza inferiori rispetto al prezzo ufficiale. Io ho visto 160-170 euro, quindi può essere un buon acquisto. E con questo è tutto. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao ciao.